tutto pronto, è appena cominciato questo match ultimo di questa domenica sera tra i ragazzi di FC Partenope, Capitan Jandoli e i Jaguars di Mirko Cavallo. Vediamo questa gara, che emozioni ci regalerà. Buon calcio a tutti. Mamma mia, Sarti vola sulla grandissima conclusione di Gramendola. Se ne incarica De Vita, ancora Sarti. De Lorenzo se ne va con un grandissimo sombrero, palla che diventa buona per Gramendola che incrocia, palla fuori. Mamma mia, Mago Sorbo se lo divora su un ottimo assist di Lorenzo. Ora De Lorenzo in verticale da Mago Sorbo, che va sul destro, Sarti la risposta, ancora in mezzo, palla fuori. De Lorenzo ancora, palla in mezzo per Sorbo che batte Sarti e va a segnare Mago Sorbo. Good, il vantaggio 1-0. Con la bomba, mamma che termina fuori. Guardiamo, mamma mia, Sarti ancora una volta vola sul tiro di un disperato Gramendola. Destro in girata di Gramendola, anche questa volta Sarti aveva toccato, ma questa volta non è bastato. Esultanza con bacio, Luca Gramendola raddoppia 2-0. Sommilla perde palla, occhio contro i piedi, 3 contro 1, spinto da Mago Sorbo, Sorbo allarga destra per Gramendola che la rimette in mezzo, Sarti! Super! A sorpresa quasi arriva la percussione per vie centrali di Gigi Dance che va a segnare gol del 3-0, una super FC Partenope quest'oggi. Gigi De Lorenzo. Peppe Casale si riscatta anche lui e dimostra di essere presente questo. Occhio a De Lorenzo che va per la doppietta, invece rientra sul sinistro, diventa buona per Gramendola che accorre, palla fuori. La toppola che da quella Mattonella non perdona. Mario Toppola e il suo mancinotto, 4-0, è finito il primo tempo. Siamo con Toppola, due parole a fine primo tempo. Hai suggellato questo 4-0 parziale con un tuo solito gol col mancinotto da breve distanza, una gara a senso unico almeno di loro, Lorenzo. Penso che stiamo giocando bene, che loro sono forti e che dobbiamo stare attenti, perché da 4-0 a 4 pare un attimo. Basta poco. Specialmente quando non è calcio a 11 e calcio a 6. Va bene. Si fanno in un attimo e si gioca in modo frenetico, quindi bisogna stare attenti. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa allora. Ciao. Tutto pronto, inizia la ripresa, 4-0 netto, senza appello per i Partenope. Vediamo se i Jaguars si riprenderanno nella ripresa. Mamma mia, intanto il palo clamoroso di Alfredo De Vita! A botta sicura, si dispera! Incredibile! Jandoli si è ripreso dopo il problema alla gamba, Jandoli la piazza, Sarti! Super! Ancora De Vita, palo per lui, sta bestemmiando qualunque cosa. Anche sfortunato zio Alfred, l'entità, quelle
bisogna vedere se innanzitutto se è stiramento solo, se non è anche strappo. Santaera prova ad andare via, Iannoli che lo ferma! Sorbo Sarti! Non c'è fallo e c'è il gol del mago! De Lorenzo allarga a destra per la corrente di vita. Ancora Sarti sull'auto destro. De Lorenzo! Sarti, occhio a Mago Sorbo che è lì in agguato. In mezzo per De Vita. Vediamo se ci riprova. De Vita! Palla fuori. Anzi, ancora buona per De Vita. Anzi, De Lorenzo e Sarti lo aspetta lì col piedone. Siamo con De Lorenzo e Iannoli, capitano e bomber di questa FC Partenope, davvero di altissimo livello quest'oggi, 6-0 contro i temibili Jaguars. Cominciamo con Fabio, ti eri un po' fatto male all'inizio, poi ti sei ripreso, a grande prestazione granitica come al solito, come l'hai vista da lì dietro? Ma abbiamo giocato bene, siamo stati sempre compatti, non abbiamo avuto cali di concentrazione nonostante i tanti gol di vantaggio. Siamo stati abbastanza cinici davanti, Sarti ha parato di tutto, abbiamo preso pure 4-5 pali, quindi sono molto soddisfatto sia della stazione difensiva che di quella offensiva. Luigi, solito catalizzatore, l'impressione è che col passare dei mesi l'intesa con Mago stia migliorando, all'inizio vi pestavate un po' i piedi, a mio modesto avviso, ora fate i movimenti complementari, l'intesa va a gonfie vie. Ora Mago gioca più avanti, io arretro un po', quindi ci troviamo meglio, dobbiamo un attimo affinare i passaggi sotto porta, perché io non la passo al Mago e lui non la passa a me. Comunque oggi grande vittoria, c'era Luca quando porta la ragazza è un talismano. Veramente, so che gol con dedica annessa, sì. Grande vittoria. Bravi ragazzi, in bocca al lupo ai Partenope. Ciao ragazzi.